È forse la cosa più normale che a questa stazione si scenda così. Nel buio non riesco a discernerne il nome. La città mi è però certamente ignota. Sotto i primi squalli di barlumi dell'alba sembra deserta. Nella vasta piazza livida davanti alla stazione c'è un fanale ancora acceso. Mi ci appresso, mi fermo e, non osando alzar gli occhi, atterrito come sono dall'eco che hanno fatto i miei passi nel silenzio, mi guardo le mani, me le osservo per un verso e per l'altro, le chiudo, le riapro, mi tasto con esse, mi cerco addosso, anche per sentire come sono fatto, perché non posso più essere certo nemmeno di questo, chi io realmente esista e che tutto questo sia vero. Quella che Alfonso ha appena letto è la prima paginetta di una novella di Luigi Pirandello, e anzi è l'ultima novella che chiude proprio la raccolta delle novelle per un anno, ed è del 1937. Si intitola con un perfetto understatement, mi pare, Una giornata. Valdese. Allora perché non siete valdesi? E perché non siamo valdesi che... Diceva Benedetto Croce che non possiamo non dirci valdesi. Non è che non possiamo, non lo siamo, per la prova contraria. Perché che nel 1500 venne 61. La strage, nel 1561, il 5 giugno, venne la strage di Guardia. Con un temporale praticamente. Con i cattolici. Quindi, e per questo motivo, non siamo dei valdesi. Cioè praticamente avete avuto paura di essere valdesi. È logico, c'è stata la strage, il sangue da monte correva a valle, quindi... Vi siete convertiti per allora. Logicamente, allora siamo convertiti. Però nel cuore, nel profondo del cuore siete... Comunque, sono stato... Sono andato con la forza, non con la volontà. Ma perché ce l'avevano con i valdesi? E perché, essendo un'altra religione, in Calabria era a gonfio vele il cattolicesimo, quindi non aveva a cuore che la comunità valdese stava dipendendo da loro. Perché queste... I valdesi si espandevano? E logicamente, perché sono andato, per quanto dice la storia, sono andato a Montalto Fuga, a San Sisto, a Vaccarizza, Argentina. Si stavano allargando troppo. Però quelle comunità sono scomparse. Loro si sono abbinati in quei paesi. Bisca Guardia, l'hanno creato loro, Guardia Piemontese, l'hanno fondato loro. L'hanno fondato loro. Questa comunità valdese. Ecco perché il paese si vede anche dal mare. Perciò, è stato costruito prima dell'incursione dopo l'incursione di Saraceni. Perciò porti questo nome. Guardia perché la parola guardia, che dovevano stare allerta, insomma, difendere, guardare se qualcuno li faceva sorpreso, un tradimento. Piemontese perché l'hanno fatto piemontese. Avete capito la storia? E quindi voi, pur senza essere valdesi, siete valdesi, siete dalla parte dei valdesi a quanto sembra. No, non è che siamo... Fate il tifo per i valdesi. Non è che siamo parte dei valdesi, è la storia che lo dice. Vabbè, ma mica siete dalla parte di quelli che hanno ucciso i valdesi. No, un atto buono l'hanno fatto allora, perché ognuno professa la sua religione. E voi non vi sentite un po' responsabili, essendo cattolico, di quello che hanno fatto i cattolici contro i valdesi? Responsabile come religioso. Colui che c'era allora non è che era responsabile fino a un certo... responsabile di nulla, perché contro la forza contro la forza la ragione non vale. Sì, ma voi siete dalla parte della forza, voi siete passati dall'altra parte. E siamo passati perché sennò altrimenti gli davano delle botte, gli uccidevano la gente. Per forza. E mo non ce ne sono rimasti più valdesi qui? In guardia no. Qualche d'uno ci sarà. In guardia no. Proprio una comunità non c'è. In guardia no. Questa è della comunità valdese, questo palazzo. Questo palazzo ma non sono guardioli, ma non sono guardioli. Non sono guardioli. Queste sono della comunità valdese. E c'è qualcheduno qua? Sì, qua la sede è a Di Pignano, un paese della provincia di Cosenza. Colui che vuole abitare... 50, Di Pignano l'abbiamo già fatti parlare. Colui che vuole abitare qua, scriva Di Pignano e Di Pignano è destino, 10 giorni, 15 giorni, sempre che appartengono alla noi comunità. Veniamo da Di Pignano. Ah, venite da Di Pignano. Da Di Pignano. E siamo stati inviati da un pastore supplente, un pastore valdese. Un pastore supplente, sì, perché la pastore è una donna adesso. Pastore è una donna, sì.